una prima mondiale sul circuito di Barcellona. Michael Schumacher e Nico Rosberg hanno guidato due Mercedes-Benz SL63 AMG in mostra per la prima volta fino alla presentazione della nuova monoposto di Formula 1, la W03. È piuttosto diversa, l'80% delle parti sono nuove, la nuova vettura è più leggera, abbiamo più spazio per la zavorra, abbiamo un passo più alto e penso che siamo aerodinamicamente più forti. Michael Schumacher ha compiuto la prima giornata di test ufficiali a Barcellona dopo che Nico Rosberg aveva completato i primi giri dello shakedown la settimana precedente a Silverstone. La F1W03 è una vettura completamente nuova per la stagione 2012, più compatta ed efficiente della precedente, con l'obiettivo di fare un passo avanti in competitività per il team. L'aerodinamica è stata il punto debole negli ultimi due vetture ed è su questo che ci siamo concentrati soprattutto. È stato un lavoro duro, un inverno duro per tutti i ragazzi in molte aree, molti punti in cui ci siamo concentrati, ma speriamo che paghi. La nuova freccia d'argento ha un passo più lungo, una distribuzione dei pesi ottimizzata e comprende 4500 parti. La prima guida della nuova vettura è stata positiva, tutto ha funzionato secondo i piani, è una vettura molto compatta, una buona sensazione di guida, per cui positiva. Lo sviluppo della W03 è cominciato 9 mesi fa, in maggio 2011, mentre i crash test ufficiali della FIA sono stati completati con successo alla fine della prima settimana di gennaio. Abbiamo avuto due stagioni in cui siamo arrivati quarti nel campionato e ora vogliamo andare avanti. L'obiettivo sarebbe che Nico e Michael vincessero, questa è la nostra ambizione. Il team ora ha un totale di 8 giorni di test a Barcellona che saranno divisi a metà tra Michael e Nico. Le luci saranno accese per la prima gara del campionato del mondo 2012 di Formula 1 il 18 marzo a Melbourne in Australia.